Il consorzio Prisma appunto è un consorzio di cooperative sociali della provincia di Vicenza, sostanzialmente raggruppa circa 60 cooperative sociali, sia di tipo A, cioè quelle che gestiscono servizi alla persona, sia di tipo B, cioè quelle di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, per non gli addetti ai lavori. Un po' questa è la definizione anche prevista dalla legge. E il consorzio opera esclusivamente in questa provincia, ma sostanzialmente su tutte le aree, tutte le quattro ULS, diciamo, della provincia. E mi è stato chiesto un intervento relativamente a provare a verificare delle opportunità e anche delle criticità relativamente a progetti di co-working. Ecco, io ho un po' guardato all'interno delle nostre realtà e ho pensato di portare in particolar modo un'esperienza che possa, diciamo, in particolar modo illustrare un processo di come un'iniziativa appunto imprenditoriale a Bassano del Grappa, in questo caso, si è sviluppata, e da lì provare anche a trarne qualche indicazione. Come consorzio noi storicamente abbiamo sempre lavorato sul tema delle politiche attive del lavoro, in particolar modo politiche di inclusione sociale. In particolar modo, oltretutto, in questo territorio con cui si è sempre riusciti a lavorare in maniera, diciamo, in sinergia tra cooperazione sociale e amministrazioni, anche azienda luce, sul tema appunto dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Qui avete un SILAS, totalmente relativo servizio di integrazione lavorativa, che ha sempre utilizzato molto le nostre cooperative sociali. Il tessuto economico l'ha anche permesso, in particolar modo sui servizi, diciamo, dalle imprese, lavorazione conto terzi e servizi per i comuni. Ecco, questi sono un po' di due ambiti storicamente principali su cui hanno operato le cooperative facendo inserimento lavorativo. Quando mi riferisco a servizi per i comuni o per aziende partecipate dai comuni, intendo dire spesso la manutenzione del verde, la gestione di ecocentri. Recentemente si è anche allargato questo tipo di servizi verso nuove necessità, in particolar modo in questo territorio sono partiti molte cooperative con i servizi cimiteriali, che è stato un processo innovativo. In questo senso le cooperative in questo territorio hanno sempre dato grandi risultati in termini anche di persone occupate, caratterizzandolo però come un servizio di formazione al lavoro. Mi spiego meglio. L'idea delle nostre cooperative in questo non è mai stata quella di collocare definitivamente le persone svantaggiate in cooperativa, ma di prepararle per il mercato fuori dalle cooperative. Questo perché? Perché intanto dà una risposta migliore al territorio, nel senso che altrimenti i primi che arrivano, come dire, sono viene erogato questo tipo di possibilità, però poi magari opportunità per gli altri non ce ne sono più. Ecco. Noi in questo senso stiamo vedendo un po' anche dalla contingenza della crisi economica che questo tipo di situazione sta peggiorando, nel senso che poi il collocamento all'esterno, una volta finito il percorso in cooperativa, diventa onestamente più difficile. La crisi chiaramente lavorativa non è solo verso i giovani, verso tutti chiaramente, rispetto ai giovani però i tassi di disoccupazione sono appunto punte, come diceva il sindaco Franco, di superiori al 44%. Questo tipo di impostazione consorzio nel tempo ha anche, come dire, modificato la sua mission verso non solo i soggetti svantaggiati secondo la normativa relativa alle cooperative sociali, la legge 381, ma anche verso quei nuove forme di svantaggio
che l'Europa chiama, la definizione europea, diciamo, viene poi recepita dalla Regione Veneto come fasce deboli nella sostanza. Magari si tratta di disoccupazione di lungo periodo, in particolar modo di persone difficilmente collocabili. Potrebbe essere ad esempio per gli over 50, che è una categoria molto colpita in questo senso. Uno sforzo che mi sembra utile che la cooperazione sociale faccia in questa fase è andare oltre questo tipo di impostazione. Tutti questi percorsi di inserimento lavorativo si basano soprattutto sul fatto di inserire sulle attività produttive già in essere. L'idea invece dovrebbe essere anche quella di sviluppare nuove progettualità, nuove forme di imprenditorialità. E nel farlo deve anche probabilmente avere un margine di flessibilità maggiore rispetto a quello che ha avuto finora. È chiaro che alcune tipologie di servizi che sono basati magari su affidamenti definiti e costanti nel tempo permettono di fare una programmazione del personale di un certo tipo e quindi anche di percorsi di inserimento lavorativo. Dedicarsi a nuovi settori dell'economia, come potrebbe essere tutto il tema del terziario, commercio ad esempio, o turismo, che secondo me forse in questo territorio potrebbe essere anche interessante, necessita anche di modalità gestionali operative molto più flessibili. È chiaro che le attività di commercio, ad esempio, se si vende, come dire, gli introiti ci sono, si riesce a fare delle cose, se non si vende è automatico che quel tipo di attività va in crisi. L'assunzione di questo tipo di gestione del rischio va in qualche maniera analizzata per capire se realmente il nostro anche forma giuridica di cooperativa sociale in qualche maniera dovrebbe evolvere o comunque di trovare anche altre forme. In Italia è stata anche normata la legge sull'impresa sociale, può darsi che si possano trovare delle connessioni per rendere più efficace la presenza, insomma, della visione sociale del lavoro nel territorio. Fatta questa tipo di premessa, ho pensato di illustrare una progettualità, come dicevo prima, che è venuta e sta avvenendo tuttora nel territorio di Bassano, che forse può dare anche qualche indicazione, qualche suggerimento per il tema oggetto della giornata di studio di oggi. Ecco, mi riferisco alla gestione di un ostello della gioventù, sito in comune di Bassano del Grappa, si chiama ostello Don Cremona, se qualcuno vuole anche visitarlo di persona o se vi assicuro. Ecco, perché è interessante questo tipo di attività? Allora, racconto un attimo la storia e poi vediamo le indicazioni. Questo ostello a Bassano è presente da circa una decina di anni. L'ostello è di proprietà di una fondazione del territorio. Una fondazione dedita molto a scopi sociali. Molte delle proprietà che ha questa fondazione sono utilizzate per progetti spesso collegati e gestiti da cooperative sociali. Mi riferisco ad esempio a una comunità per minori, mi riferisco a una comunità per pazienti psichiatrici, mi riferisco a una fattoria sociale importante, mi riferisco a una casa per ferie, tutte attività che questa fondazione in qualche maniera stimola a far sì che la cooperazione sociale o comunque una visione sociale sia presente. L'ostello è una di queste strutture. Storicamente è stata gestita da privati che poi, prima in forma associativa, poi in forma di cooperativa non sociale, l'ha gestita. Due anni fa questa gestione è iniziata a andare in crisi, nel senso che la crisi ha portato a diminuzione dei ricavi, probabilmente anche le capacità gestionali sono in parte scomparse, eccetera. Nel 2013 la cosa è ancora più peggiorata e si sono messi un po' in cerca di soluzioni, partenariati, eccetera. Contemporaneamente una gestione sempre a Bassano, una cooperativa sociale in questo caso, che opera sul Monte Grappa, ha valutato che probabilmente le sue attività andavano in qualche maniera rilanciate
queste due realtà in qualche maniera si sono parlate e hanno trovato una possibilità di fare sinergia. La sinergia ha portato a un cambio di gestione dell'ostello in un'ottica propedeutica, diciamo, a diventare una cooperativa sociale. Ad oggi non lo è ancora. Allora, in questo momento sono quindi due società diverse. Perché è interessante? Vediamo un po' il processo. Com'è nata l'idea imprenditoriale? Allora, di fondo è successo questo. Una delle cooperative del territorio molto attiva nel campo delle politiche giovanili, all'interno dei suoi ragionamenti, ha valutato allora, questa cooperativa lavora magari per minori in stato di disagio di varia natura, da una comunità di accoglienza, una semina di accoglienza, progetti educativi, eccetera. Una delle cose che si rilevava e si rileva tuttora è che una volta che questi ragazzi finivano il loro percorso in comunità, i posti poi lavoro nel territorio erano anche molto limitati. Per cui c'era sempre stata la voglia da parte di questa cooperativa di valutare anche di costruire qualcosa all'interno che creasse opportunità lavorative, magari non direttamente gestiti, ma magari in partenariato. Da lì un gruppo di lavoro ha valutato che sul tema dell'ostello si poteva fare una progettualità migliore, diversa e più efficace. E su questo c'è stata anche una ricerca, è venuto fuori un ragazzo che in qualche maniera si è messo a costruire il progetto insieme a un gruppo di lavoro. Ecco, nella costruzione del progetto, evidentemente dall'idea di dire sì, lo voglio fare, poi vengono fuori anche cose più concrete. Perché non è solo un problema di natura gestionale, c'è anche un problema di natura aziendale, c'è un problema di natura finanziaria, di competenze da acquisire, rapporto con le banche, c'è aspetti autorizzativi. Quindi la difficoltà per un giovane che magari aveva un'idea di fare un progetto che poteva in qualche maniera essere superata dal fatto che affiancandosi a una cooperativa esistente si riuscisse a vedere il problema in tutte le sue sfaccettature e trovare anche una progettualità che stava in piedi. Quindi questo è il primo elemento che intanto dico. La seconda parte, nel momento in cui si è visto che la progettualità stava in piedi, diventava necessario condividere il progetto con i vari interlocutori del territorio. Se in prima battuta probabilmente con i proprietari dell'ostello, quindi questa fondazione, con le cooperative sociali del territorio, probabilmente anche con le istituzioni pubbliche e un'altra rete di soggetti, di portatori di interesse, di stakeholder, con cui questa progettualità poteva avere a che fare. In questo tipo di fase si è riusciti a costruire con i proprietari in particolar modo una condizione economica molto favorevole, nel senso che vista la valenza sociale che avrebbe avuto il progetto, che poi magari entro nei dettagli, si è stata disponibile a valutare una riduzione importante dell'affitto. Si tratta di un affitto a ramo d'azienda, in questo caso, ma diciamo un qualcosa che ha un impatto economico misurabile e rilevante. Contemporaneamente le cooperative del territorio, quelle diciamo coinvolte, hanno valutato l'idea che questa progettualità potesse avere un futuro, si sono avvicinate, hanno dato sostegno in che termini? In termini finanziari, una sorta di prestito, possiamo dirlo, poi non entro nei dettagli tecnici, e competenze. Quindi si è formato un progetto che aveva un'idea, è diventata abbastanza realizzabile, condividendola con gli altri soggetti è diventata ancora più realizzabile e cantierabile. Alla fine è avvenuto il subentro, è avvenuto all'inizio di quest'anno, diciamo ripartita in piena attività, sembra il 1 marzo, la data di riapertura ufficiale e di inaugurazione della nuova gestione. Questo è stato il primo elemento. Allora, precedentemente l'ostello aveva una persona in libro paga, questa persona evidentemente è lo spirito anche delle nostre cooperative, è quella di mantenere il posto di lavoro, si è mantenuto il posto di lavoro di questa persona. A questa persona se ne sono affiancate altre, prima un responsabile del progetto e poi via via altre persone che
ossatoriamente, periodicamente, diciamo, entravano, davano una mano al progetto, quindi con anche contratti molto flessibili. In questo momento, dallo Stello, che c'era solo una persona che aveva un introito di reddito, in questo momento 5 persone hanno un introito di reddito. Non tutti, ovviamente in maniera equivalente, però tutti hanno un apporto lavorativo riconosciuto. A quel punto un altro passaggio è stato quello di dire: certo, ma cos'è che ci caratterizza questo tipo di progetto? La valenza sociale del progetto. Questo è un ostello che ha 80 posti letto. E che tipo di valenza sociale poteva avere? Beh, il gestore precedente, come dire, io vendo ricettività turistica, quello è il mio, la mia gestione caratteristica, quello è il mio progetto. L'idea è fin da subito, in parte già veniva fatto, ma non in maniera strutturata, è diventato anche parte housing sociale, non housing sociale di un certo tipo, ma cosa vuol dire questo? In questo momento può succedere che comuni limitrofi del territorio abbiano delle necessità abitative di breve periodo per qualche loro cittadino, perché magari è stato sfrattato e serve trovare una soluzione di breve periodo immediatamente. Noi ci attiviamo su questo e facciamo un certo tipo di progetto. Un altro progetto della valenza sociale è che è residente in questo ostello una persona con vantaggio, in cui riusciamo a trovare contemporaneamente l'erogazione di un servizio che per lui è l'abitazione e anche un servizio di natura lavorativo. In questo momento in realtà è un tirocino lavorativo, ma comunque indennizzato. Ecco. Altre cose, scuole della zona, magari qualche studente che ha avuto delle difficoltà a scuola, magari è stato sospeso, eccetera, in qualche maniera può essere accolto in questa struttura in maniera qualche ora al giorno, poter fare delle attività, diciamo, di volontariato strutturato, in cui rapportandosi con una realtà comunque lavorativa reale riesca ad avere delle indicazioni. Ovviamente magari che il ragazzo entra con un certo tipo di caratteristiche molto, come dire, diciamo, contro il mondo, e magari dopo un mese di percorso in cui si completa, la cosa invece diventa molto più gestita, anzi spesso risolta. Passaggio ulteriore è stato anche cantierare e provare a cantierare nuove iniziative collegate magari al tema del turismo. Parlo in questo caso di cicloturismo in collaborazione con altre cooperative, parlo di luogo dove poter fare serate culturali, informative, sportello, anche mercatini, ciclofficina, ecco, cose di varia natura. Anche in questo caso cercando di avere anche qualche introito correlato per queste progettualità che magari non sono gestite dal personale dello Stella, ma sono gestite da sempre ragazzi del territorio che trovano un luogo dove poter fare delle cose. Ecco. Perché vi racconto questa esperienza? Evidentemente penso l'abbiate anche intuita. Cioè, l'idea è capire quali possono essere un po' i punti chiave, i fattori di successo che permettono a delle iniziative o a delle idee imprenditoriali che magari appartengono ai ragazzi di poter essere concretizzate e avere una sostenibilità. Il tema, mi sembra uno dei temi principali, è la contaminazione di idee. Cioè, l'idea imprenditoriale magari torna utile avere un gruppo di confronto, un gruppo che magari già ha lavorato, perché magari ha già affrontato tutte quelle cose che serve affrontare per poter, come dire, cantierare questo tipo di attività. Ieri ero presso una cooperativa che sta aprendo una fattoria sociale, una terra già anche aperta, stavamo discutendo della procedura autorizzativa necessaria per poter vendere i prodotti agricoli fatti e prodotti da questa cooperativa. Allora, la cooperativa è strutturata e in qualche maniera riesce magari a farmi fronte e passano comunque tempi notevoli. Mi chiedo come può essere che un'idea imprenditoriale magari di un giovane, invece un giovane che abbia le competenze per capire che tipo poi di prassi, procedure, intoppi possono esserci. Quindi questo è un elemento che dalla contaminazione di idee porta a pensare al tema delle competenze, che probabilmente non devono essere specifiche, cioè devono esserci anche quelle specifiche dell'attività in oggetto,
se io voglio fare un'attività ristorativa devo avere capacità di cucinare bene, dare un buon servizio eccetera, ma devono anche essere tutte quelle di contorno più di natura sociale, perché se io devo aprire un ristorante e mi serve ristrutturare l'edificio devo avere la possibilità di accedere al credito e fare i lavori, devo saper valutare se quel credito è sostenibile per il business o le attività che andremo a fare. Cioè ci sono cose di questa natura che comportano delle competenze che esulano magari dall'idea imprenditoriale specifica. Poi un altro tema che mi viene da analizzare è il tema delle reti, cioè riuscire a far partire un qualche tipo di attività all'interno di una rete già esistente permette di avere delle facilitazioni notevoli, sicuramente appunto in termini di competenze, ma anche per esempio la promozione e lo sviluppo delle progettualità, dei prodotti, dei servizi. Se si fa agricoltura sociale e si fa parte di una rete di qualsiasi natura che magari è sensibile al tema sociale, forse quei prodotti hanno la possibilità di essere venduti più facilmente che se io da libero cittadino mi metto a fare agricoltura sociale da solo e spero che mettendo il prodotto nel mercato di riuscire a venderlo. Ecco. Questo è un elemento. Un altro elemento è che le reti spesso possono essere i garanti rispetto all'iniziativa imprenditoriale, perché se serve accesso al credito e qualche soggetto si fa garante di quel prestito, magari presso la banca, forse questo progetto viene finanziato. E allora a quel punto anche la rete deve trovare il suo valore nel fare questo tipo di ruolo. E qual è il valore che trova la rete nell'andare a sostenere un'iniziativa che magari non ha in gestione imprenditoriale diretta? Probabilmente devono esserci sinergie, perché poi deve esserci un modo per cui l'attività di chi promuove, l'attività che poi invece di chi va a creare, insieme la somma sia più di... che uno più uno non faccia due, ma che faccia tre, perché fare cose insieme probabilmente ci sono tutti quegli aspetti sinergici che non sempre sono facilmente misurabili. Un altro tema che mi viene da dire è questo, che invece è un pochino tecnico, però credo sia anche giusto esprimere, ed è questo: un'iniziativa imprenditoriale nuova con le sue caratteristiche peculiari inserita in una società, una cooperativa già esistente che ha le sue attività ben strutturate, non sempre è un ottimo terreno fertile, perché magari l'iniziativa imprenditoriale richiede dei rischi, richiede degli approcci molto innovativi, e convincere, come dire, una base sociale che invece ha in mente la produzione costante perché la qualità del servizio lo richiede, no? Perché se ha, come dire, un privilegio, rischia di avere spesso ostacoli. Allora su questo probabilmente le cooperative devono fare degli sforzi. Non per forza le iniziative imprenditoriali nuove devono nascere all'interno della cooperativa esistente. La cooperativa esistente può essere anche sponsor di un'iniziativa con una forma societaria che possa essere il socio sovventore, ad esempio, tanto per citarne una. Ecco. L'ultimo elemento che mi viene da dire è la gestione del rischio. Fare l'imprenditore comporta rischi. Per cui se aprire un'attività devo indebitarmi per importi importanti e non sono assolutamente convinto che quell'attività abbia una resa, una sostenibilità nel tempo, devo in qualche maniera, come dire, analizzare il rischio. L'analisi del rischio oramai nella letteratura sta diventando determinante su tutto, anche solo per citare un elemento: la certificazione di qualità, ad esempio ISO 9001, la nuova edizione, sarà molto incentrata sulla valutazione del rischio. E quindi come facciamo ad aiutare idee imprenditoriali che di natura sono rischiose, lasciando, come dire, da soli l'imprenditore? In qualche maniera penso che di nuovo il tema della rete possa aiutare a gestire il rischio finanziario in particolare, ma non solo, anche legale. Perché magari si fa un'attività che uno è convinto che si può fare e che magari invece servono delle autorizzazioni che uno non sa che esistono, cioè cose anche di questa natura. E allora mettere, come dire, in difficoltà una persona che senza accorgersi si inguaia, questa cosa qui va valutata prima e bene.
L'ultima parte del mio intervento volevo farla più su il ruolo, cioè quale può essere il ruolo delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni private per aiutare lo sviluppo di questi progetti. Alcune cose le abbiamo dette. Penso ad esempio, noi siamo un consorzio, come il Centro Politico del Veneto stesso, un ente di formazione. Dobbiamo valutare bene come deve essere la formazione a supporto dello sviluppo delle idee imprenditoriali. Nel passato si è lavorato magari più sul tema teorico, molto spesso sui business plan, eccetera. Credo che oggi la formazione deve essere ancora più, non che non venga fatta, ma ancora più sul campo, perché l'iniziativa imprenditoriale in qualche maniera dovrebbe essere accompagnata con un processo formativo. Un processo formativo finalizzato a far sì che alla fine l'imprenditore, oltre a saper fare il suo progetto, riesca anche a fare l'azienda che sta attorno a questo progetto. Ecco. Quindi una sorta, come si può dire, di tutoraggio professionale, aziendale. Un altro ente che penso ai centri di servizio, o consorzio stesso, centri di servizio mi intendo, qualcuno lo traduce in commercialista, io dico tutte quelle realtà di servizio attorno che devono aiutare a sviluppare l'idea imprenditoriale. Non può essere solo l'erogazione del mero servizio di contabilità, paghe e dichiarazioni nella sostanza. Deve essere ad esempio la capacità di aiutare l'imprenditore, l'azienda, la cooperativa nuova che cresce ad accedere a delle opportunità di finanziamento europeo, ad esempio. Non tutti nascono studiati su questo, credo che il consorzio in questo caso, il centro di servizio, debbano e possano avere questo tipo di sostegno. Il tema del controllo di gestione economica, nel senso che non, che l'attività va monitorata, valutata, controllata nel tempo, in modo tale che se, per tornare al tema della gestione del rischio, le cose non stanno andando bene, bisogna saperlo prima e mettere i giusti correttivi subito, non aspettare che come dire, non si possa più tornare indietro. Le cooperative sociali dovrebbero promuovere probabilmente processi di innovazione al loro interno, lasciando spazio alle idee imprenditoriali, ma anche all'autonomia gestionale di queste idee imprenditoriali. Per cui se nasce una nuova attività bisogna anche lasciare lo spazio perché questa attività abbia le sue gambe, ma anche le sue autonomie nelle decisioni. Per ultimo mi rivolgo anche alle istituzioni pubbliche comuni. Nel caso di Bassano è stata una fondazione, ma sicuramente può essere un comune, dovrebbero riconoscere il valore sociale delle iniziative. Per cui avere sempre un occhio di riguardo per quelle iniziative imprenditoriali che non solo generano impresa, ed è già bene perché è già uno scopo sociale dare reddito alle persone, ma anche altri effetti sociali. Quello in questo caso poteva essere l'inserimento lavorativo o la sostenibilità ambientale o il buon vivere. Ad esempio nei processi autorizzativi, cercare di come dire, essere partner nell'aiutare ad avere le autorizzazioni e non di essere delle controparti, quindi un approccio più come dire, partecipativo. L'affidamento di luoghi stabili, terreni che magari sono a disposizione dei comuni e che possono essere luoghi dove poter fare delle cose. Nel caso di questo esempio che vi ho portato, anche contribuendo economicamente, penso che la riduzione dell'affitto in questo caso ha dato margine di rilancio all'attività, magari promuovendo anche le attività una volta che sono partite. Ecco. Sì, direi che posso finire qui lasciando solo un'ultima frase. Credo che il co-working, tante delle cose secondo me dette hanno delle attinenze. Questo luogo di ostello tutto sommato è quasi un luogo di co-working in questo momento. Il co-working sia difficile se vicino non c'è un working, cioè riuscire a fare un'attività nuova di progettazione di nuove idee imprenditoriali, credo sia opportuno avere vicino comunque delle idee imprenditoriali già in essere, perché questo può essere uno specchio se la strada percorsa è sostenibile o meno. Grazie, ho finito.